promuove una migliore salute del cuore, riduce i danni al DNA, protegge dall'invecchiamento e dal cancro. Aumenta l'immunità, protegge il fegato dai danni. Regola il livello di zuccheri nel sangue, promuove la salute intestinale, aiuta anche le giovani donne e rende il loro processo di ovulazione molto più sano. Ecco la colazione. Questa è la colazione di uno yogi. È molto facile da preparare. Hai una colazione senza accendere il fuoco, tranne per la curcuma. Per l'infuso di curcuma è necessario scaldare l'acqua, il resto è tutto senza fuoco. Ad alta efficienza energetica e non inquina. Come la mia moto, perché la guido con emissioni di carbonio estremamente basse. Lo stesso vale per ciò che entra nel tuo stomaco, perché ciò che entra nel tuo serbatoio determinerà il tuo funzionamento. Bene, cominciamo con questi pomodorini. I pomodorini coltivati biologicamente che riceviamo dalle fattorie mennonite di qui. Sono persone meravigliose che coltivano tutto in modo molto naturale. I pomodorini sono ottimi per combattere i radicali liberi che causano malattie e limitano anche i danni che i raggi ultravioletti causano alla pelle. Non alla mia, ma alle persone che non hanno abbastanza pigmentazione. Farà molta differenza per loro e promuovono anche una migliore salute del cuore. I pomodorini sono molto ricchi di minerali come calcio, manganese, fosforo, potassio e così via. I germogli di rucola, che sono delle microverdure, cioè sono verdure giovani, racchiudono una massa nutrizionale notevole di antiossidanti e vitamine, fino a 40 volte superiore rispetto alle normali verdure mature. Contengono elementi per prevenire il cancro, mantengono un'ottima salute degli occhi e delle ossa, aumentano l'immunità, proteggono il fegato dai danni. Il cetriolo aumenta l'idratazione. È sempre meglio che mangiamo l'acqua attraverso il cibo che consumiamo, con alimenti ad alto contenuto di acqua anziché semplicemente bevendo acqua. Rafforza la densità ossea. È molto ricco di vitamina K, promuove la salute intestinale, aiuta a gestire gli zuccheri nel sangue e, ovviamente, il tuo peso, perché ti riempie principalmente di acqua molto ricca e contiene anche proteine che potrebbero in qualche modo prevenire il cancro. Migliora la salute del cuore, ovviamente, e questo solo se hai un cuore. Se sei come me, che hai dato via il tuo cuore, allora... Ma puoi comunque mangiare il cetriolo. Queste arachidi ammollate non sono proprio frutta secca, sono legumi. Si chiamano kadalakai o chenakai nel sud dell'India, ma gli inglesi le chiamano noccioline. Non sono proprio frutta secca, sono legumi. E mandorle crude, ammollate, sbucciate. E noci crude, ammollate e sbucciate. Le noci vengono messe in ammollo nell'acqua per una notte e poi sbucciate. Questo elimina gli inibitori nutrizionali e altre sostanze tossiche perché vengono assorbiti dall'acqua. Senza inibitori e sostanze tossiche, le sostanze nutritive della frutta secca e dei semi sono più facilmente disponibili all'assorbimento. Ricche di sostanze nutritive e grassi sani riducono il rischio di malattie cardiache e regolano i livelli di zuccheri nel sangue. Ti fanno molto bene, soprattutto se appartieni alla stessa specie, voglio dire. Queste sono palline di curcuma e neem, appena macinate, ricche di antiossidanti, molto ricche di vitamina B. Qui ci sono palline di neem e curcuma, e anche un decotto di curcuma. Sono ottimi per portare via i marcatori di infiammazione dal tuo sistema. Per ridurre l'infiammazione, intendo, e sono anche degli ottimi purificatori del tuo intestino. Se ci sono parassiti o qualsiasi altra cosa di cui non hai bisogno e batteri cattivi che potrebbero esserci,
e promuovono anche la salute dell'intestino alla grande. Come sapete, oggi la scienza medica sta tornando a questo, che esiste un cervello intestinale. Una parte significativa della tua intelligenza funziona nel tuo intestino. Cioè, se puoi mangiare una noce o un frutto e diventa carne e ossa umane, significa che là fuori c'è un'intelligenza ben oltre la tua intelligenza logica. Sesamo nero, molto ricco di antiossidanti, ricca fonte di ferro, rame, zinco e vitamina B, e folico, vitamina E e tutte queste cose. Beh, non guardo le cose così, ma il sesamo nero è stato il mio compagno per tutta la vita, specialmente durante i miei viaggi di trekking, quando camminavo da solo. Il sesamo nero tostato mi ha tenuto in vita e in marcia ed energico tutto il tempo. Fa anche meraviglie alla cartilagine e alle articolazioni ossee. Favorisce la salute del cuore e fa parte della tradizione dell'India meridionale. Durante l'inverno, quando la pelle tende a rompersi a causa del freddo e del caldo nel sud dell'India allo stesso tempo, in quel periodo consumiamo il sesamo. C'è un'intera tradizione, soprattutto in Karnataka, dove tutti condividono il sesamo con le famiglie altrui, come incoraggiamento a consumare semi di sesamo, perché la salute della pelle sarà molto buona. Dentro e fuori, intendo. Il sesamo è anche molto ricco di ferro. Per chi di voi è anemico, per le donne soprattutto, il sesamo è una cosa ottima da mangiare. Aiuta anche le giovani donne e rende il loro processo di ovulazione molto più sano. Mirtilli o melagrana, uno dei due, a seconda di dove ci troviamo, uno degli alimenti più ricchi di antiossidanti che tu possa consumare. Riduce i danni al DNA, protegge dall'invecchiamento e dal cancro. Così tanti frutti di bosco in India, dai colori vivaci, in particolare nell'India meridionale e occidentale, troverai molte bacche che hanno qualità simili. Fieno greco germogliato, o meti come è chiamato, questi semi sono fantastici depuratori del sangue, una buona fonte di proteine, vitamine e sali minerali. Ottimi per le madri che allattano, ottimi per la crescita di capelli e unghie, riducono la pressione sanguigna, abbassano il livello di zuccheri nel sangue, riducono le infiammazioni. Questi sono germogli di fieno greco, o meti. Con i fagioli verdi germogliati, o mung, sono davvero ottimi per la salute cognitiva. Coloro che hanno più di 50 anni devono consumarlo quotidianamente, altrimenti potresti non rendertene conto, pian piano la perderai. Ecco alcune olive. Olive in salamoia. Ci sono parecchi libanesi intorno a noi. E questo è un sabotaggio libanese. Stanno cercando di farmi diventare libanese, ma qui ho del mango crudo, sott'aceto, per rimanere indiano. Entrambi sono ottimi antiossidanti e contengono vari tipi di proprietà. Entrambi sono ottimi per la salute del cuore. La salute cardiaca e i manghi crudi sono molto collegati. Come tutti sanno, almeno nel sud dell'India, probabilmente in tutta l'India, nei villaggi, se una giovane donna addenta un mango crudo perché ha voglia di mangiarlo, allora subito tutti pensano che sia incinta. Quindi, quando una donna concepisce, c'è una voglia naturale di mangiarlo. Siccome è così ricco di calcio e vitamina C, il corpo produce la voglia di consumare queste cose. Quindi il mango crudo, che è stagionale ovviamente, ma ha enormi benefici e anche... Di sicuro, non importa dove io viaggi, del mango crudo sott'aceto, soprattutto se è appena marinato durante la stagione. È stato fantastico vedere ad Atlanta molte persone non di origine indiana, persone che dicevano: Sadhguru, ho piantato un albero di mango a casa mia. Portavano un mango crudo e me lo davano. Il mango sott'aceto fa sì che io non abbia mai nostalgia di casa.
E questo è un prodotto dei nativi americani, della tribù Lakota. Non ne sono molto sicuro che si tratti di Lakota, Dakota o Nakota, ma di una di quelle tribù, e quando ho viaggiato nelle nazioni dei nativi americani, l'ho raccolto e lo sto usando. I fiori qui sono semplicemente un'espressione d'amore da parte delle persone intorno a me. Ce ne sono molti in questa stagione ovunque nella foresta, quindi li stanno raccogliendo. Nel complesso, una colazione energica completa, carburante da corsa. È molto importante come ci manteniamo se vogliamo vivere con forza e prosperare. Quindi, anche ciò che entra nel serbatoio è molto importante. Non dire a nessuno che metto carburante da corsa nella mia moto e anche dentro di me.